Lunedì 1 giugno è passata mezzanotte e oggi voglio iniziare a fare la mia settimana mangiando solo minestre. Questo per due motivi. Uno, perché di sicuro mangio meglio e riusciamo con l'allenamento a togliere un po' di peso. E secondo, una sfida cerebrale e fisica. Perché mangiare una settimana solo minestre per una persona come me che mangia kebab, pizza, pasta, cioè pasta proprio come se piovesse, è un problema. Però voglio farcela. E ce la faremo, cazzo. Dai, buon appetito. Brodo, minestra e patate. Buon appetito. Questo primo giorno mangiando minestra è andato. Per adesso è facile. Però mancano altri 6 giorni in cui posso mangiare solo minestra. Mi sono svegliato tardissimo. Oh yeah. E là stanno mangiando patatine fritte e carne. Non posso entrare. La tentazione è troppo grande. Devo aspettare a mangiarmi la mia minestrina da ospedale. Inizio la settimana delle minestre e mi portano questo. Differenze. Buon appetito. Messa di patate. E vamonos di colazione. L'ultimo poco di brodo. E poi dopo ci prepariamo una bella minestra di fagioli. Allora, questo è il terzo giorno della settimana minestrariana, come lo possiamo chiamare. Adesso vediamo un pochettino a pranzo. Prenderò anche qualche cosa al supermercato. Vediamo che minestre hanno e ci vediamo dopo. Bella! Appetito! Veramente potrei riempirmi una bottiglia da 2 litri di brodo e bermela come se fosse acqua, caspita. Che buono! Questa è la vera colazione dei campioni. Adesso ci sentiamo pieni e abbiamo bevuto solo acqua e mangiato due carote. Tra 10 minuti avrò di nuovo fame. No, vai, scherzo. Mannaggia, non so mangiare nulla, a differenza tua. Adesso andiamo a fare la minestra dei fagioli. Dai, senti la pressione. Queste qua sono le cose che ci vogliono. Quando tu ti ricordi la bandiera italiana sei a posto. Mi viene voglia di mangiarmi una carota. Lo sai che abbiamo fatto i fagiolini? Sì. Ma dai, immagini. Ti sto avvisando. No, dai. Vai col premio. Coppa, coppa. Le tre facili. Ora provo in spagnolo. Ma se facile. Cos'è? Ma facile. Ma sì, è sempre francese. lo so. Ma Internazionale. aspetta. Ma se facile con me. Tagliare questo. Questo è più rognoso. Come mai? È più per me, non per me però. Questa qua la mettiamo direttamente qua perché lei fa. Lasciamo sparare. Allora, questa qua, guarda questa, così. Allora. Questa è per dargli un po' di sapore. Questo è un carico, capito? Quindi abbiamo preso il finocchio. E finocchietta per dargli un sapore quanta base Un po' più smagura. omosessuale alla minestra. È più omosessuale, rimane più omosessuale. E se tu non sai che sapore va a trasplare, smette mai se ne esiste. Che mezzo fai? Questo è austro-ungarico praticamente. Esatto. Fili casse. Cazzo, mi dice. Filo comunista comunque. Filo comunista.
un austro-ungarico filo comunista. O egizio-congolese. O egizio-congolese, non dimentichiamolo. Che è più... è dialetto quello lì proprio. Ah, ecco. Non si smette di imparare con te. Eh beh, non è lingua, è dialetto. E il sardo è una lingua o un dialetto? Che cosa? Il sardo. Quello è coso. La lingua del cocuzzolo. Cos'è la lingua? È una corrente dell'alta volta. Guarda come se ne rigira. L'alta volta del Campidano, capito? Ma stai dicendo? Ti sei nel tuo caffè, un acido. Allora, questo qua lo mettiamo dopo, là. Lo mettiamo dopo, ok. Questo lo mettiamo insieme a te, picca. Olio come se piovesse. Non ha dirotto, però. Sale. Dalla Bassa Sassonia, capito? Cioè... del Molise. No, no, via dei Gremi Alto. Adesso giriamo qua, vedi la bandiera italiana qua, come si confonde con la Lautria. Con quella? Un colpetto. E ce ne finisce metà terra. Quindi, acqua a riscaldare. Guarda, compiere uno, due, tre, basta così. Dado. Sì. Guarda. Pronta. Merenda dei campioni. Di bocce. Terzo giorno, vai Shikucha. Dicevo, terzo giorno, non mi aspettavo di essere così tranquillo, ragazzi. È tranquillo. E poi effettivamente pensandoci, le minestre hanno un sacco di energie, proteine, carboidrati, la minestra di patate, carboidrati, quella di oggi. Carboidrati, ma che ne aveva poche, per un po' di proteine, no, che dico, i legumi sono carboidrati, aveva un botto di proteine, manca solo una minestra di carboidrati, siamo a posto. Carboidrati. Buongiorno, oggi quarto giorno. Non mi sento più la faccia. Ci vediamo dopo, raga. Posizioni per un confronto, per un... Ok, adesso un bel giretto con Yami. E niente. Continuiamo a mangiare sta cazzo di minestre. E adesso dagli altra minestra per cena. Le prove degli abiti da testo. Adesso un po' di vomito. Com'è sta minestra, Gocicci? Questa minestra... Ah. La colazione è servita. In questo gioco ho fatto una previsione, ok? Sì. Adesso io farò calare le carte una alla volta, okay? Ok? Tu mi dici stop quando vuoi. Stop. Stop. Sì, stop. Qua. Ok. Sì. Ti sei fermato sul 9, ok? Sì, ok. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Proprio sul re di denari. E se ti ho detto all'inizio che c'era una predizione, giusto? Sì. E guarda, proprio sulla sua gemella, il re di cuori. Una carta in più, una carta dopo, era il 2. 1, 2, usciva la regina. Sì, sì, bello. E dai, anche oggi si trodia stanotte. Differenze di cena.
Mica ti è arrivato il panino. Cosa stai facendo? Crocco. Che cosa mi faccio? Miau miau. Ad Andrea, 34 anni. Spuntino notturno di ste minestre. Che poi, cosa c'è scritto qua? Due porzioni. Ma che due porzioni? Ma chi è che si mangia metà di questo? O sono io il ciccio merda? C'ho fame! Sapete una cosa? Sono ingrassato. Com'è c***o possibile? Com'è possibile? Non me ne capacito. Mi sto allenando, sto facendo questa cazzo di cosa di mangiare 7 giorni minestra. Perché l'ho iniziata? Magari potrei fare una sfida dove mangio una pentola di minestra di lenticchie. Vediamo com'è. Sembra buono. Oggi è il sesto giorno, domani sarà l'ultimo. Ah, quanto ne sappiamo di matematica. Adesso sta iniziando a diventare tosta, perché comunque sia ti mancano altri sapori, altri gusti, altre sostanze, ad esempio i carboidrati. Io un bel panino, ma poi non deve essere per forza un hamburger, qualche cosa di unto, anche un bel panino al pollo, al tacchino, senza formaggio, senza felicità. Una delle prime cose che farò dopodomani sarà farmi un bel panino. Beh, appetito. E siamo qui. L'ultima cena dell'ultimo giorno. Con l'ultimo mestolo di minestra dichiaro conclusa la sfida. Buona. Nani? E niente, alla fine non ho saputo resistere alla tentazione.